TG7 Basilicata, potenza Pinacoteca Provinciale, 6 dicembre 2023, inaugurazione di questa branca importante della grande mostra Imagines Loqui, davvero una collettiva importante. Noi ci troviamo con uno dei protagonisti che ha anche donato questa pregevole opera, Alberto Barra. Alberto Barra che è con noi per raccontarci Lucania, la vigna di Cristo. Ecco, vorrei davvero, maestro, che ce ne spiegasse il significato recondito in immagini ma anche allora, in parole. Questa è dedicata a Rocco Scotellaro. E la Lucania è una grande strada ed una grandissima produttrice d'uva, e l'uva praticamente è legata nei secoli, nei millenni, al concetto di religione, no? E la cristianità racconta che nei Vangeli, anche se non vado errato, c'è questa rappresentazione dell'uva e della vigna, certo, come sangue di Cristo e come momento di comunicazione. Quindi la Lucania è anche tutto questo, è secolare comunicazione messa a tacere molto spesso da una cattiva politica, da una cattiva gestione dei rapporti interpersonali, dalla prepotenza, per cui queste viti, questi grappoli duri che sono alcuni acerbi e altri sono diventati rigogliosi e vivi e maturi, non riescono a venire fuori proprio perché, ripeto, secolarmente si è stato, attraverso la creazione del pregiudizio, sono state create delle caste in Basilicata. E confrontarsi con loro, per molti, per le persone che hanno studiato in particolare o che hanno tanta possibilità di potersi avvicinare a quello che è la cultura, diventa un motivo di disagio intellettuale, sono messi a tacere, cioè tu non sei questo, non sei quell'altro, tu taci, perché se parli dai fastidio a un'oligarchia. Ed è una legacchia che continua a consigliare, dopo tanti anni che sono stato lontano, ritornando qui ho trovato ancora questo pregiudizio nell'aria, perché non tutti hanno diritto a parlare, a dirla propria, sono messi a tacere. Invece la vigna di Cristo, io adesso sono ateo, però nel simbolismo cristiano e religioso, io ritrovo questa possibilità di comunicazione attraverso un frutto meraviglioso che è l'uva, la vigna e le vendemmie lucane. Ecco, quindi un'immagine davvero che è celebrazione ma anche denuncia, a quanto certamente pare. Certamente, denuncia atroce. E allora, che proprio perché Rocco Scotellaro era il poeta e il sociologo, il politico della denuncia. Ed è l'uva puttanella. Rocco Scotellaro agli occhi di Alberto Barra, due parole. E Rocco Scotellaro è stata la voce di un deserto di silenzi. È stata la voce della sofferenza. Non soltanto della casta contadina, perché io la chiamo così, è una casta importante quella contadina. Certo, fondante. È una cultura importantissima che arriva da molto molto lontano, arriva dalla cultura greca, etrusca, bizantina, araba, che è arrivata, albanese, che è arrivata fin qui. E io penso che Rocco Scotellaro abbia dato, attraverso anche il suo racconto, il romanzo, l'uva puttanella, possibilità a chi non può di poter parlare, c'è diventata la parola di questa terra, e questa terra adesso più che mai ha bisogno di nuove parole. E appunto di parole nuove, di arte nuova, con dipinti, donazioni e azioni del genere, davvero la grande mostra Imagines Loqui. Noi ci auguriamo davvero una grande partecipazione, grazie ad Alberto Barra. Grazie a e voi. Buona serata. Buona serata a voi.